Ciao partiti! Buona gita! Domenica mattina sulle montagne dell'Alpago è andata in scena la prima edizione della Transcavallo Equinox Run, gara podistica disputata lungo i sentieri e sulle vette che nell'inverno del 2017 hanno assegnato i titoli mondiali di sci alpinismo. Il comitato organizzatore ha allestito due percorsi, quello riservato alle squadre e quello per i concorrenti singoli. Il tracciato della prova a squadre misurava circa 21,6 km per un dislivello totale di sola salita di 1937 metri. La prova individuale invece prevedeva una sola salita per conquistare Cima Vacche con 12,7 km per un dislivello positivo di 1054 metri. In campo maschile, accesissima la sfida agonistica tra il team di Sandro Salvador ed Enrico Bonati, che ha condotto la testa della corsa sino al termine della seconda salita, e la squadra di Andrea Protti e Nicola Calzolari, che nella terza discesa hanno fatto valere le loro doti di discesisti per guadagnare e mantenere la prima posizione. Protti e Calzolari hanno chiuso con il tempo di 2 ore, 44 minuti e 49 secondi. Tra le donne la vittoria è andata a Susanna e Linda Menardi, mentre tra le coppie miste dominio della squadra internazionale di Martina Valmassoi e Dakota Jones. Bella, dura, ma molto bella. Il tempo è stato buono perché alla fine su era stupendo e abbiamo tenuto duro, abbiamo. Esperienza fantastica, ma oggi giornata un po' negativa per me personalmente, le gambe non giravano, erano proprio dure, sarà la stanchezza della stagione. Comunque una gara tecnica, salite molto ripide, discese tecniche. Eravamo sopra le nuvole e la gara veramente molto bella, noi siamo molto contenti, sono contenta che Dakota mi abbia aspettato. Gara tecnica mai banale, è piaciuta a tutti, il tempo soprattutto ci ha aiutato, un po' di nebbia in partenza, però sopra uno spettacolo, il mare di nuvole sulla bassa friulana, sulla bassa veneta.